can take away what you're meant to be. Each Tear, Mary J. Blige con Tiziano Ferro su Radio Godoy. È in scena fino a domani al Teatro Basilica qui di Roma, Corri, e il protagonista è lui, Sebastiano Cavasso. Ciao, buongiorno Sebastiano. Ciao, buongiorno Alessia, buongiorno a tutti, buongiorno a Radio Godoy e buon sabato. Io ho un po' di domande su questo spettacolo che è in scena al Teatro Basilica e che sta riscuotendo tantissimo successo. Sì, sta andando benissimo. Guarda, una caratteristica di Corri è proprio quella che finora, tutte le volte che è andato in scena, anche nell'anno precedente, perché l'anno del 2020, diciamo, sotto Covid lo posso considerare molto di meno, dato che i teatri hanno avuto pochissima possibilità di poter essere sfruttati, è uno spettacolo che è sempre andato sold out e stiamo portando avanti questa tradizione, tanto che sia ieri che anche domani lo spettacolo è già sold out. Ah, quindi non posso venire. L'unico giorno possibile è praticamente oggi, a meno che domani qualcuno chiaramente insomma non disdica, ecco. Ecco, vabbè, io mi imbuco in qualche modo. Comunque in Corri, sì, vabbè. Si parla di corsa, però anche di vita. Assolutamente sì, la corsa è fortemente presente, altrimenti lo avremmo chiamato ovviamente in un altro modo, però quello che va a sottolineare principalmente la nostra storia è proprio una storia di rivincita, ma anche di possibilità di poter raggiungere i propri obiettivi, poter inseguire nuovamente i propri sogni attraverso sia la forza di volontà, ma soprattutto attraverso la connessione con quella che Aldo Amedei, il protagonista dello spettacolo, definisce la sua rete, ovvero la quantità di persone che ci accompagnano, persone che sono tutt'oggi esistenti oppure persone che magari fanno parte del nostro passato o magari parenti che non ci sono più, parenti o amici che non ci sono più, ma quella rete che ci dà la possibilità di rialzarci ogni volta e che ci sostiene, ci accompagna in questo viaggio, dice Aldo nel testo, che va dall'inferno, ovvero dai momenti più complessi della nostra vita, a Central Park, che rappresenta come metafora, diciamo, l'obiettivo, la sua Itaca, quello che voleva raggiungere, il sogno impossibile che diventa realtà. E in parte ci racconti con questo spettacolo anche il percorso di tanti nostri sportivi, campioni anche alle Olimpiadi, mi viene in mente Tamberi, Sofia Goggia, che dopo infortuni difficili hanno comunque sofferto, e grazie ovviamente all'allenamento e alla presenza dei propri cari, ovviamente, di chi era loro preparatore atletico, hanno raggiunto poi il sogno dell'Olimpiade. Sì, è assolutamente così. In questo caso, appunto, stiamo parlando comunque di sportivi e in qualche modo anche di, passami il termine, eroi nazionali da un punto di vista sportivo. La figura di Aldo Amedei ha una caratteristica, è un anti-eroe. In che senso? Mi spiego. Nel senso che è un eroe che non è infallibile, non vediamo Superman che si prepara per la maratona e non ci riusciva quando era Clark Kent, poi come per magia mette il mantello, nessuno gli mette la criptonite e lui riesce ad arrivare a New York. La bellezza di Aldo è proprio quella che cade continuamente, cioè è la storia di un eroe che ha un superpotere, il più importante di tutti, cadere e trovare la capacità di rialzarsi. Mi viene da dire Aldo uno di noi, fondamentalmente. Sì, cioè, almeno anche due, tre, quattro. Almeno, Sebastiano, almeno uno di me, poi non so se anche di te e di tanti altri, però sì, sicuramente uno di me. Assolutamente, è assolutamente così. Guarda, quello che ci interessa far arrivare è che è una meravigliosa parabola umana, possibile, credibile, ma soprattutto realmente avvenuta, perché comunque il romanzo Corri, scritto da Roberto Di Santi, edito da Ultra Edizioni, è in grossa parte, diciamo per un 85%, autobiografico. Quindi rappresenta realmente quella che è stata la vicenda, per un 85%, di Roberto Di Santi, l'autore. E Aldo Amedei è diventato la sua trasposizione, prima letteraria e adesso, diciamo, artistico-teatrale. Ma quindi lo sport come antidepressivo, secondo te, funziona? Questo è un aspetto molto importante da sottolineare. Lo sport sicuramente è un inno alla vita, è un inno alla riscoperta di sé attraverso una tutela del proprio corpo, ma anche soprattutto una tutela della propria mente, il famoso mens sana in corpore sano, insomma, che qualcuno prima di noi ha già definito ampiamente. La particolarità, appunto, è però questa, è un altro messaggio che noi vogliamo far passare. Lo sport è assolutamente importante per poter affrontare alcuni problemi della nostra vita, anche per la depressione, chiaramente può essere una chiave che ci mette nelle condizioni di poterla affrontare e superare, però dobbiamo sempre sapere che c'è poi la scienza medica, il supporto
medico, supporto psicologico, che deve essere considerato come qualcosa che va in parallelo anche con l'attività sportiva. Non vogliamo che passi un messaggio, perché non sarebbe ovviamente soltanto corretto, questo, certo. Se la problematica legata alla depressione o qualsiasi altra malattia è una problematica reale e profonda, chiaramente lo sport può aiutare, ma è un integratore, mi verrebbe da dire. Poi c'è bisogno chiaramente di continuare ad integrare anche con quelle che sono degli altri strumenti assolutamente fondamentali. Poi lo sport contiene anche tutto questo, perché lo sport dentro ha chiaramente psicologia, ha dentro tanto di medicina e di possibilità poi appunto di far stare meglio il nostro corpo. Quando il nostro corpo sta meglio, la nostra mente necessariamente non può che giovare. Ho letto tantissime recensioni che parlano benissimo di questo spettacolo e parlano benissimo di te, dicono che tu sia molto molto credibile nel ruolo di Aldo. Ma sei un runner nella vita? Intanto mi fa molto piacere, ho letto anch'io le recensioni e insomma mi riempiono tanto quanto mi riempie il pubblico quando viene e ci sostiene, le tantissime persone che sono venute finora e quelle che ci sono state poi precedentemente. Io sì, sono un runner, ho cominciato a correre grazie alla mia compagna Martina Galletta, anche lei attrice, peraltro l'altro ieri è uscito il suo libro, è anche scrittrice, è uscito un bellissimo libro, un giallo storico che si chiama La dimora degli dèi, e è lei che mi ha portato a correre, perché io la vedevo correre e dicevo, io ho sempre fatto molto sport, però non avevo mai corso, anche quando giocavo a calcio giocavo in porta, quindi non è che sì, avevo questa grande esperienza, predisposizione se non scappare dai tifosi quando prendevo gol evitabili, e quindi poi insomma invece mi sono appassionato alla corsa, e poi come spesso mi capita nella vita, quando mi appassiono le cose diciamo c'entro a gamba tesa, quindi in pochissimo tempo, lì insomma in 5-6 mesi dal non aver mai corso, ho corso la mia prima maratona, e l'ho corsa insieme a Roberto Di Santa, appunto l'autore del libro, per poter entrare in questo personaggio, perché ho detto, se voglio raccontare una vicenda in cui deve passare l'esperienza mistica, perché quello è, della maratona, 42 km e 195 metri, ho bisogno di poterla vivere sulla mia pelle. Io mi preparo sempre così per i personaggi, insomma, certo. Cerco di portare a me quanto più possibile aspetti reali per poterli poi trasferire con onestà. Si dice, no, che l'attore è l'unico ipocrita onesto. Assolutamente. questa è un pochino l'idea, ma e quindi sì, poi da lì abbiamo fatto assieme appunto con Roberto la maratona di Atene, e poi ho fatto la maratona di Roma, la maratona della Grecia Salentina, che è meravigliosa, Calimera, e poi tante altre gare, e il 6 marzo, a una settimana dalla fine dello spettacolo andrò a correre la mia terza Roma Ostia, quindi insomma vado a festeggiare lo spettacolo correndo, cioè alla fine spettacolo. E adesso corri, 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 perché abbiamo pochissimo tempo, me lo puoi raccontare? Sì. Un caso umano? Guarda, un caso umano, ti racconto una storia di un mio carissimissimo amico, una sorta di fratello maggiore molto particolare, con cui per un periodo della mia vita sono andato a vivere a Ibiza, dovevamo aprire un campeggio a Ibiza, e c'era questo mio carissimo amico che aveva questa particolarità, era un po' un hippie moderno, un hippie del 2000, e lui aveva questa caratteristica che non indossava niente che fosse di gomma, comprese anche le scarpe da ginnastica, vabbè insomma queste sono le cose così, quindi lui girava o scalzo oppure con delle infradito che non potevano essere la Havaianas, ovviamente non voglio fare pubblicità né contro pubblicità, ma non potevano essere di gomma, e quindi io spesso mi sono ritrovato, lui era di Milano, quindi prima di partire per Ibiza siamo andati poi con il camper e giravamo per Milano scalzi, perché anch'io poi ero entrato in questa modalità. Mi fa ma molto perché ridere, anche Carlo, tu? Anche io, perché sai, quando uno dice vabbè, quando il tuo fratello maggiore ti apre, capito, la possibilità di affrontare la vita con una modalità abbastanza differente, considero, io prima di fare l'attore mi ero laureato in storia e filosofia, era un periodo della mia vita in cui chiaramente c'era un inseguire i sogni così. Mi fa sorridere questa cosa, diciamo questo riferimento, perché c'è una caratteristica che si lega molto allo spettacolo. Chiunque viene a vedere lo spettacolo portando con sé un paio di scarpe da running da riciclare, cioè da lasciare poi a teatro, Esosport, che è uno dei nostri partner, prenderà queste scarpe e le riciclerà e le utilizzerà per realizzare dei giardini
nei quartieri, diciamo, che più problematici d'Italia e fa delle sorte di Percorsi ciclabili. piedistali. Cioè, Perché esattamente, sì. lo stesso spettacolo nostro, la stessa scenografia nostra è tutta realizzata in questo materiale, cioè noi corriamo il nostro spettacolo su scarpe che hanno già corso e che sono diventate, insomma, una sorta di mattonelle in gomma dura ormai. Sebastiano, posso rilanciare con una, fra virgolette, Certo. provocazione, ovviamente a fine buono, anche se non andate a vedere lo spettacolo e avete delle scarpe da poter Sì. indirizzare in questo senso, portatele a questo punto lì in maniera tale che ci Portatela al sia un teatro. riciclo. Portatele al Teatro Basilica, sì, chi le porta e poi viene a vedere lo spettacolo ha il biglietto ridotto a 12 anziché a 15, Ma sei tutto sold out, chi... Sebastiano, qua è un problema. oggi ancora dei posti ci stanno, ma vedrete che diciamo, la vita e il connubio Corri, Teatro Basilica e quartiere San Giovanni, perché poi il nostro sogno che sta realizzandosi è quello di rendere Corri uno spettacolo di quartiere, quindi un appuntamento fisso, e ci saranno poi possibilità di tornare chiaramente anche nei prossimi mesi. Però per questa prima tranche ci sono biglietti ancora soltanto per oggi. Sbrigatevi, Sebastiano Gavasso, grazie, noi di Radio Godotti vogliamo bene, Grazie a te. grazie mille. Anche io, anche io. Grazie mille e buon Anche sabato. a E te. corri. Ciao, corri, Ciao. corri, corri.